Si è interrotta lungo la strada statale 113 nel territorio di Caronia la fuga di quattro persone, due uomini e due donne, che poco prima avevano preso di mira un negozio di ceramiche a Santo Stefano Camastra. All'interno dell'esercizio commerciale avevano svuotato la borsa della proprietaria che si trovava nei pressi della cassa. La donna però si è accorta di quanto stava accadendo ed ha immediatamente avvisato i carabinieri. La pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia Stefanese si era lanciata subito all'inseguimento dei quattro, dopo che la telefonata giunta al 112 aveva segnalato il furto. L'auto con a bordo i palermitani è stata intercettata nel giro di pochi minuti, ma il conducente ha tentato la fuga. Gli arrestati sono Giovanna Porcelli, 51 anni pregiudicata, Pasqua Fortunato, 45 anni, anche lei con precedenti alle spalle, Antonio Santoro, 36 anni e Giuseppe Di Maggio, di 24 anni. La successiva perquisizione da parte degli uomini della compagnia stefanese ha anche permesso di rinvenire nella disponibilità dei quattro strumenti idonei allo scasso. Tutti sono stati dunque trasferiti sia al carcere di Mistretta che in quello di Messina in attesa del processo che si svolgerà col rito direttissimo.